Construction complete. I always wanted to say that. Momento, ragazzi, sono Drago Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di State of Decay. Allora, costruzione completato, è passato un altro giorno, il morale praticamente non esiste nemmeno più, come potete vedere. Allora, ma lui non ha praticamente fatto niente, ha solo riportato tipo solamente uno snack e basta. Allora, dobbiamo fare parecchie missioni. Qualcuno ha bisogno di fare ancora le chiacchiere, quindi dobbiamo ammazzare gli zombie ancora. Mi sa che forse dobbiamo andare un attimo qua poi. Fiducia bassa. Ah, questi sono tipo dei vicini. Dobbiamo andare qui anche. Altrimenti dobbiamo andare qua e informarci sugli assalti. Mi sa che è quello che andremo a fare. Poi mi sa che andremo pure qui. Va bene, quindi andiamo qua per informarci sugli assalti. Dai, cerchiamo di fare qualche missione, perché... Allora, tra l'altro, sì, vabbè, qua praticamente c'è la morte in questo avamposto. Allora, dobbiamo aver finito la costruzione di due robette. Questo, ecco, il laboratorio questo e il magazzino, che può essere ancora di più aumentato. Più 10 capacità. E per non far andare male il cibo. Un'ora dura. Allora, 25 di materiali. Io qua 35. E 26 di carburante. Astucci di munizioni 0. Allora, visto che c'ho un casino di roba, posso tipo farmi dei medicinali? Posso? Bonus vitale aggiunto per tutti. Beh, potremmo fare anche questo, però magari vorrei aspettare un attimino. Quindi, questo è lo stoccaggio. Non ci posso fare praticamente niente, sostanzialmente. No, solo casse buttate così random. E il laboratorio che... L'ho passato, diciamo, al livello 2. Sì, infatti è un attimino più attrezzato. Può essere ulteriormente migliorato ancora, quindi di un livello 3. Non so di quanti livelli possono essere aumentati vari edifici, ma lo scopriremo. Lo scopriremo. Merda, c'è uno zombie là. Ah, tra l'altro I'll check this out now. Sì, starò attento. Tra l'altro, con il nuovo laboratorio adesso dovremo essere in grado di riparare i veicoli. Aspetta, fammi vedere solamente una robettina. Un esperto. Allora, ripara automaticamente i danni alla carrozzeria. Un esperto di attrezzi che però non abbiamo. A parte che ci mancano i materiali. Maestria costruzione, più 100% velocità di costruzione. Ripara automaticamente i danni a carrozzeria. Motore pneumatici. Ok, questo qui è utile. Questo qua è utile, però ci manca un esperto di attrezzi. E dov'è qua un esperto di attrezzi, dico io? Caffè bollente. Dov'è l'orda? Vai, sempre di culo. Visto che la culo delle auto è, per qualche motivo è OP. Cioè, l'ho già detto più volte, guarda. Cioè, addirittura balzano gli zombie, guarda. E non vado nemmeno forte, vado piano. Guarda, vedi? No, ma secondo... Porco. Vedi, no, ma secondo me le auto qua sono abbastanza buggate. Perché è una roba del genere. Ancora? Ma questi due cacchio sbucano. No, mi ha spaccato.
Perché andavo piano. Vabbè, facciamo così. Andiamo perché altrimenti questo video durerà 800.000 anni. Allora, già è un po' lontanino. Vabbè, basta andare per di qua. Qui tra l'altro c'è anche un punto di ispezione, quindi mi sa che facciamo un salto pure lì, così almeno da sbloccare le robe sulle mappe almeno. È qua che devo girare, mi sembra di sì. Sì, è qua. Ah, di nuovo sta musichetta. Ma sì, pure le musichette non sono male. Ma vaffan bagno. Poi, prima o poi mi dovrei decidere di andare a distruggere i nidi. Ah, qua c'è anche una casetta. Ah, però è vuota, mi dice. Però quanto sarebbe... Sì, è. No! La fangala. Guarda, già prendo il fuoco l'auto. Però quanto sarebbe stato figo se ogni volta che uccido uno zombie mi dava dei punti esperienza. Tipo... A prescindere da come lo uccido, se è in macchina, a mani nude. Ok, allora vediamo di fare questa missione qua. Anzi, già che ci sono, vado a esplorazione in esplorazione qua. Ecco, di nuovo la musica ancora. Ah, qua non ci sono zombie. Ok, scherzavo. Ma qua ti... Cioè, ti si spawnano gli zombie. In posti anche bastardi. Ah, che cacchio c'è lì? Una casa? No, un frutteto. Ah, basta. Ok. Un frutteto e basta. Cosa faccio? Cambio auto? È in quella lì. Quella lì tra una poi esplode. Cioè, proprio una villa degli orrori è quella. Tra l'altro. Chissà se prima o poi può potrebbe diventare una base. Ma allora, che succede? Ah, ho delle domande da farti. Accuse? We've been hearing some rumors on the CB. People out looking for supplies, getting robbed, stuff like that. I see. And you're the law in this matter, are you? More like a concerned citizen. Well, your concern is noted, but we haven't had any problems here. We look after our own. And you wouldn't know anything about it, would you? Take a walk with me, will you? Let me see if I can't explain how things are. Funny thing about people, they don't much like to challenge their assumptions. Now, me and my brother, we've done pretty well for ourselves in all this. Other folks see that, and, well, it is in the character of very few men to honor, without envy, a friend who has prospered. Aeschylus said that. And an envious man is a man who will spread rumors about his neighbors. Right, because normally gun-running moonshiners are such upstanding citizens. Because we're businessmen. It's all about seeing the long game. Rob a man, and he'll give you what he's got in his pockets. You sell him what he wants, though, what he needs, and he'll keep on coming back to give you everything he has. Did Aeschylus say that, too? Here, let's ask Mickey. Ah, così proprio.
Vabbè, ovviamente tento di anche di ascoltare perché va a aprire la trama Our friend anche. here is curious if we've been stealing from our fellow survivors. Seems there are rumors to that effect. Ah, secondo me si incazzano, questi. If we was, wouldn't be anybody to spread no rumors. See? Nothing to it. Now why don't you run along, and if we hear anything, you'll be the first to know. Lascia l'area. Ok, sì, effettivamente c'è questa cosa che delle persone rubavano queste cose qua. E quindi siamo venuti fin qua a chiedere se loro sapevano qualcosa. Però non hanno saputo niente, va bene. Tutta così la missione, eh? Non è che c'è qualcos'altro magari da fare. Aspetta. Lascia l'area. Ah, tutta questa l'area. E niente, riprendo tipo l'auto in fiamme. C'è anche uno zombie là. Magari visto che c'è il frutteto. Che cacchio era il frutteto? Che c'era un frutteto. Magari riusciamo a prendere qualcosa qui. Vediamo. Poi dopo ce ne andiamo. A parte che posso abbandonare l'area anche qua. Visto che c'è il confine. Ci siamo? Più o meno? No, a quanto pare sono ancora dentro il perimetro. Allora cerca, va. Io intanto controllo se non ci sono zombie. No, sembra che non ce ne siano. Lì c'è anche un laghetto. Quanta roba c'è? Ah dai, il cibo sì. Va bene il cibo. Contatta a casa... Ah, contatta a casa via radio che sono loro che ci portano... Sì, che possiamo chiamare delle persone a venire a prendere la roba, però giustamente. Qui abbiamo il coso pieno. Dai, le prendo entrambi. Le prendo entrambi. Devo fare un po' di strada. Vabbè, prendo... Vabbè, basta che prendo l'auto e la avvicino qui, tanto. Sempre se non ci sono zombie a rompere le balle. Perché c'è anche quello. Guardala là. Due. Due là. Tre con quello. Cioè, tra l'altro, appena sono salito in macchina poi. Affangala. Allora, qua c'è della roba da mangiare, abbiamo detto. Metti nel baule. Metti nel baule pure questa, va tanto. Allora, ci serve un esperto di attrezzi. Dove cavolo si trova un esperto di attrezzi? Non è che possiamo fare specializzare... Porca vacca. Possiamo fare specializzare qualcuno? O c'è bisogno per forza di un personaggio proprio preciso? Perché se fosse la seconda cosa, sarebbe abbastanza una palla. E vaffangala, eh. Job denied it, but I'm pretty sure they know something about it at least. Perfect. Our friends and neighbors. What should we do? I think for now we just tell our runners to stay extra sharp. We don't want to antagonize the Wilkersons if we don't have to. All right, I'll let everybody know. You watch yourself out there too. Va bene. Fiducia meno 15. Fiducia con queste superstiti meno 15. Ah, perché li abbiamo tipo... abbiamo fatto incazzare tipo. Vabbè, adesso torno a casa. Anzi neanche. Già che ci sono. Già che ci sono. Porca vacca, c'è uno zombie. Porca. Cavolo, è un nido lì. Ok, meglio se me ne vado. No, volevo fare una roba veloce e andare sulle segnali qua. Ok, via. Adesso vado un attimo al primo
avamposto che mi sono fatto e posso posare la roba pure lì volendo, quindi. Allora qua devo andare dritto, vero? Sì. E puoi tagliare prima del ponte. E dove volevo andare poi? Prima volevo fare tipo un mezzo pit stop. Questa è la centrale, forse qua nella centrale, non so se è, penso una centrale elettrica sia quella. Forse lì riusciamo a trovare qualcosa. Qua ma non c'era anche un veicolo tipo? O sono io che mi ricordo male? Ah no, quello? Sì sì no, mi ricordo che c'era qualcosa. Che cazzo? Eh? Perché chiusa? Come sarebbe dire chiusa? Impossibile che è chiusa. Ah! E io che cacchio ne sapevo? Ma serio? E io che cacchio ne sapevo? Questo me lo potevi dire prima. Sì, senti, Che bene, non ne potevo le provviste mettermele nel rifugio. Cioè, almeno nell'avamposto che ho creato io. Ah, va bene. Almeno adesso lo so. No, però sai cosa? Mi sa che cambio auto poi. Mi sa che cambio auto. Let it be known that we will not tolerate raiders, Dean Marshall. Attacks on fellow survivors will be answered harshly. Revenge killings are not an excuse. Dispensation of justice is a police matter and we will not condone vigilantism. Capito? Questo perché dobbiamo fare anche la missione di questa tizia qua che è della giudice. I'm almost home. I hope you brought me something pretty. Ma certo. Ma certo. C'ho un bel po' di roba. Ah, aspetta, già che ci sono. Prendo anche la pala. Ah, che cos'è? Almeno vi sollevo un po' il morale, almeno. Con un salto di felicità, poi. 8 razioni di cibo. Non male. Ma sei già... Porca vacca, se è vero che c'ha la c'ha la stamina a zero questo. Found this while I was out. Ok. Guarda quante armi che c'ho. Non male, comunque. Guarda qua quante robe, c'ho anche delle granate volendo. C'ho dei soppressori, cose. C'ho un bel po' di robe. E anche le mie munizioni. E anche abbastanza armi. Dai, comunque sono messo abbastanza bene di equipaggiamento. Di equipaggiamento e tutto il resto. Il dottore. According to the reports, he's up at the cemetery outside Spencer's Mill. I hope he's not expecting to find new patients up there. Il dottore è nei guai. Aia. Acqua. Faccio questa perché no, aspetta, ho paura che questa sia una missione a tempo, tipo. Vaffanbagno.
Ma c'è ancora qualcuno qua dentro? Sì. Ancora vivo, Vaffan bagno. Ma chi è? Ah, è qualcuno da qua dietro, mi sa. Vero? Più o meno. Ma io qua non l'ho liberato. Ah, sì. C'è uno là, aspetta. Oh. Porca vacca. Ok, qua dentro... No, ma qua dentro mi sembra di aver liberato tutto, scusa, Come fai a dire che non ho liberato niente? Che cacchio mi stai dicendo? We got this place locked down. Ah, cioè così? Distributore sgombro. E quindi che cosa vuol dire? Che non possono più apparire gli zombie? Sarebbe un sogno. Mi fai vedere un attimo? Questa è bella grande. Qua ci sta parecchia roba. Però mi sa che è lenta come auto. È abbastanza lentina? Sì. È una cacchio di barca. Però vabbè. Va bene. Niente, faccio questo del dottore se riesco a fare in fretta. Porca vacca. No, questa è veramente un barcone. Però c'ha un bagagliaio anche abbastanza grande. Effettivamente. Prima o poi questi nidi lì dovrò andare a distruggere, l'ho già detto. E forse potrebbe essere addirittura il prossimo episodio. Guardala. Sì, va bene. Cioè, ma è un... Pure se vado a mezzo chilometro mi sentono. E avanti. Porca vacca, guarda il dietro, è già distrutto. Che cavolo è? Ah. Vabbè, devo rifare praticamente la stessa strada che ho appena fatto. Altri zombie qua? Sì. Ma cos'è un punto di spawn qua? Ci sono sempre gli zombie, sempre in questo punto. Orco, orco, orco. E non ho nemmeno un'arma. Porca. Obliged to you. Thought them things had my number for sure this time. What are you doing up here? Paying my respects. That's Magina, right over there. My sympathy. It was a long time ago. At least it spared her from seeing all this. Hell, she probably handled it better than I do. She always was the smart one in the relationship. Now, lately, I find myself coming out here more and more regular. Talking to her sets my mind at ease. Didn't figure on them things following me this time. Anyways, appreciate the help. Find your people and need a doctor. You give me a call. In realtà sì. Nuova opzione radio. Consiglio medico. Consiglio costituzionale, cos'è questo? Miglioramento di strutture correnti. Completa le azioni. Ah, è una cosa che puoi fare, stabilisci avamposto. Va bene, questo vabbè, chiamali scicali. E poi c'è il pacchetto questo che mi dà tipo un SUV.
praticamente gratuito. Ok. No, questi sono cattivi. Cioè, in realtà neanche. No, io adesso ho paura che possa ritornare quello là che mi ha massacrato tutti i personaggi. Io ho paura che ritorni quello. Posso fare la missione quella là della giudice per finire? Grazie. Che molto probabilmente faremo anche qua un avamposto. Aspetta che devo fare una roba tipo mezza abusiva. E già quest'auto si sta spaccando. Ma che cacchio. Sì, no, aspetta, queste me le hai spawnate adesso, perché è impossibile, non c'erano prima. Aspetta, già che ci siamo, posso fare un saluto? Non è che si offendono. Guarda, adesso vedi che tipo mi danno una missione segreta di qualche tipo. Posso? Need something? Hi. Niente, dicono ai e basta. What's up? As things. Guarda. Però volendo. Ah, e non avete niente. Ah no, quale cosa avete? Volendo gli posso rubare della roba, eh. Non è andata bene. No, ok, non mi fanno niente. Va bene, dai, andiamo da questa cacchio di giudice. C'è anche un veicolo lì. Interessante. Ancora vivo? Ah, ok. Sì, però. Ecco, guarda. Cioè, mi sono appoggiato e già fuma. Oh, ma quante. Ah, vabbè, giustamente. Perfetto. Riparazione muro. Ma che cacchio avete fatto? Cos'è? Qualcuno ha rotto il muro? Vabbè, tagliamo giù per di qua. Orco, c'è un grasso là, lo vedi? Qua forse è più sicuro se vado a piedi comunque. Anche qua ci sono un casino di auto. C'è un'orda là. Sì, vabbè. Allora devo fare un giro abusivo. Devo fare un giro. E si sta facendo notte. Cioè, notte è sera. E sono da solo. Qua non mi vede nessuno. Molto bene. Porca vacca, adesso se riesco ad ammazzare questo qua.
di cattiveria. No. E via, che sbaglio sempre tasto. Diretta verso casa. Che palle. Ma cosa sono, di schiena quelli? Non capisco. Sì, sono di schiena. Devo fare tipo un giro ultra mega largo, tipo. Cos'è, un campetto questo? Ah, sì. Che cazzo? La telecamera che si bugga. È un'altra, ma veramente. Allora, se sto a debita distanza, quelli non mi dovrebbero creare troppi problemi. Il problema sono gli altri qua. Che mi possono creare disturbo. E non poco. Dimmi che ce la fai a... Come in arrivo? Orda di zombie in arrivo dove? Quella dici? Che è che sento arrarrar? Ah, è qui dentro dici? Qua dentro c'è qualcosa? Sì, orco. Ah, questo mi sembra abbastanza promettente. Ci potrebbe essere un casino di roba qua dentro. Senti. No. Questo mi ha visto. Che lunga camminata. No, dove vai? Dove credi di andare? I got nothing left. Che palle. Dopo aver... dopo un po' che hai esplorato. Ecco, guarda, già la resistenza che se ne va a fan bagno. L'orda di zombie si avvicina a casa. Che cacchio ci devo fare? Ci devono pensare loro. Cioè, ma che colpa ne ho io? Livello 3, vabbè. C'hai gli snack, però... Tento di usarli solo quando strettamente necessario. Ma questo che cacchio? No! Ma dai! Ma serio? L'orda di zombie sta attaccando la casa. Scusa, ma quale casa? Che casa sta dicendo, scusa? Aspetta, qua... Qua forse non riesce a prendermi. Che casa state dicendo? Aspetta, perché qua la cosa si sta facendo... Si sta creando il panico. Non si fermeranno un momento all'altro. Riparazione muro.
sta attaccando la casa. Ci dovete pensare voi. Sto coso che svolazza. Ok, ci siamo. Ci siamo. Ma chi è un drago quello? Il tribunale, nuovi vicini. All due respect, Your Honor, we're stretched too thin as it is. You got half my guys guarding the dispensary instead of out there pushing these things back. I understand the difficulties, Sheriff, but I don't know what you expect me to do about it. We only have so many trained officers left, and I'm not comfortable with the prospect of arming civilians for this kind of work. If you'd let me start training them, I... We'll discuss this later, Sheriff. We have a visitor. Welcome. I suppose you've heard our broadcasts? Well, it's all true. We have a safe, secure society here, governed by the rule of law. Walk with me. I'll explain. You have a society? I'm sorry, what exactly happened to the United States while I wasn't looking? Look around. We're facing a disaster of unprecedented scale. We have no way of knowing how widespread it is or how long it will take federal authorities to respond. Until they do, we have to look out for ourselves. It may not be the most constitutionally traditional succession, but it's all we have. All we have? The army's camped just across the river. Yes. And other than vaguely threatening radio broadcasts, they've made no attempt to contact us or provide relief efforts to the civilian government. Meanwhile, ordinary citizens like yourselves are living in fear. Fear of the dead. Fear of the criminal element that sees this as an opportunity to prey on their fellow man. Fear of the uncertain future of our nation. But it doesn't have to be that way. And of course, all firearms will be surrendered. Perché siamo alle celle? Duly appointed law enforcement officers are allowed to go armed. Right, well, thanks for the offer. But we're doing just fine on our own. And I'm damn sure not surrendering my guns when the streets are full of flesh-eating dead people. I'm very sorry to hear that. We'd certainly prefer it if people joined us freely, before the issue has to be forced. Is that a threat? Just a reminder that the Wild West doesn't last forever. Ah, okay. Don't take it personal. She's under a lot of strain. We're penned in pretty good by these things, and like you might have heard, we're short-handed. Tell you what, help me clear some of these problem areas out, and I'll vouch for you. Put in a good word, maybe set up some kind of trade arrangement. Addirittura? Dovere civico. Elimina lì. Ok. Feel like lending the hand? Va bene, facciamolo, dai. Sì. Sure. Hope you're geared up. We've got a few infestations to deal with. L'infestazione dove sarebbe? Qui? Ma lui mi aiuta, sì? Ah, ok. Sì, però non ho armi, non ho niente, però. Huh? The town. Yeah. It's been on rough times for a while now. Loro non è che ci hanno qualcosa. Oh. I'm cool with that. No, non c'hanno un cacchio. Never you mind. And? Well, she married a machinist. Didn't like it when I became a cop instead. She finally had enough a few years back. Took our son to live in the city. Said it would be a more enriching environment for him. My sympathies. Not your fault. Questo cos'è? Things there aren't as bad as they are here. Ok. Company coming, stay sharp. Ah, di già? Cioè, ma qua siamo ultra. Sì, è la cosa qua. Però qua sono tutti calmi, vedo. Aspetta. Fammi vedere bene. Proprio qui. Porca vacca, che fortuna. Aspetta, lascio che passino. Che cacchio sono?
Dovrebbero essere lì. Porco. Guarda, guarda. C'è proprio di prepotente. Porca pu. Eh no, ma ci pensano loro qua col cacchio. Vai, vai, partita pure, pure la musica. Ed ecco che entrano. Ma questi non fanno niente. Ma questi non fanno niente. Ah, però non mi stanno nemmeno conando perché se ne stanno andando tutti per di là. Io ti posso anche dare una mano, però. Porca miseria. No, è la giudice proprio. LOL. Ma sta bene la giudice? Insomma. Ma se è rimasto solo lui, aia. Ancora. Porca miseria. Guarda, se quello mi vede, urlo. Porca va. Ma perché non l'hai fatto? Perché non l'ha ammazzato? Diretto. Looks pretty clear to me. About time things started looking up. Sì, no, ma te la ripulisci e te? Ma con che armi? Ma con che armi? Io non c'ho niente. Beh, questa sarà bella. Ma senti che casino. Qua anche bloccato. Ma senti che casino. No, ma tu vedi. No, c'è uno che urla. No, fatela stare zitta. Snack. Ehi. No. Beh, però se la stanno cavando loro, però. Ma chi è che urla? Ma vaffan... Oh. Fammi cercare. No, 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 fammi cercare adesso, no, non me ne frega niente. Pistola. Prendi. Timer cucina.
Guai a destra. L'orda di zombie ha infestato questo luogo. Dove? Cosa? Cos'è che ha infestato? Oh! Porca vacca! Aspetta, cos'è che ho visto? Ma che è un fucile da cecchino? Beh. Sì, molto, molto relativamente. Oh, dai. Dai, almeno c'ho un, bastone. Coprimi. Coprimi. You think it's bad now? You should have seen Marshall in the first couple of days. You were saying? Seemed like half the town was already dead or dying. And the other half was trying to cram into the courthouse. Questo va bene. Eh no, questo serve. Allora sai cosa? Contatta a casa. Per venire a prendere le risorse. Ma sì, faccio questo. Dopo che ha finito di parlare. I found some supplies. Send runners for pickup. I'll get someone out there ASAP. Thanks. Bene. Sciaccalino, arrivo. Ma arrivano veramente o solo per iscritto? Io qua non vedo niente. Ah, qua devo andare. Un'altra infestazione. Ma arrivano veramente o è solo per finta? Aspetta, c'è un pallino lì. Aspetta, è quello? È quello lo sciacallo? Jacob. Jacob è da solo? Ma sta andando a piedi? Ma ti rendi conto dove sono io? Ma ci impiegherà gli anni? Sì, va bene. Abbiamo capito. Allora, c'è qualcos'altro che posso controllare o ho fatto tutto o non c'è più niente? No, c'è ancora dell'altro, mi dice. In bagno non credo. Oh. No, qua. Qua ancora non ho controllato. Vuoto. Qua non mi sembra di vedere delle altre robe. Ah, qua. Ah, c'è anche un Nortala. Livello acume. Guarda qua. È l'accetta. Cerca zaino. Vabbè, ho chiamato lì i sciaccali a prendere le robe e non ne sto a prendere tutto. Oh, questo è cattivo. No, occhio a non atterrare l'orda lì. Ma ce n'è una... Porco. Vedo. Ma senti le urla. Vabbè, quante orde ci sono? Ma tu vedi? Vabbè, ma è fatto apposta perché sono in missione, spero. Mayday, is anyone reading?
We're trapped. Lots of zombies outside, and we're out of ammo. Don't know how long we can hold out. Sit tight. Help's on the way. Come on. We can deal with the rest of these infestations later. We gotta help those people first. Trova il superstite. Ma che cacchio, cosa si incastra? I just spotted an infestation. Ma proviamo qua, proviamo a trovare il superstite. Spero che non si trova proprio lì dentro. Ed è ovviamente chiusa. Hey, you in there? No, non c'è. Perché mi body bloccate? Che fastidio. Risorse? Ma è una stanza chiusa. Come fa a esserci risorse? Consider this one searched. Vabbè, qua ci andremo un'altra volta. Adesso perché sono già un po' pieno, come puoi vedere. Keep an eye out to the left. Facciamo fuori questo. Cos'è qua dentro? Uè, no, aspetta, non dirmi che è proprio qua dentro. Aspetta, è qui? Ma la porta aperta. Hey, you in there? Saved me. Thanks. Ma chi è questa? Don't you worry about it. We're happy to help. I think we'll all of the day there. The rest of those infestations can wait a while. I appreciate the help though. All right, we've got a strong signal. I think it's another beacon. Oh. It's saying 11 Tango Mike Papa 25 Delta. Are these obiettivo attuale? I don't know what they mean. Che cacchio vuol dire? Selvaggio. Our people are in trouble. They need you to bail them out of a jam. Somebody's broadcasting something. Give me a second to get it. Aspetta, perché io qua sono nel panico un po'. La fattoria ha bisogno di fortificazioni. Aspetta un attimo, perché io sono nel panico. Che palle. Allora. Ovviamente. Ma mi lasciate in pace un attimo. Vabbè, non sono troppo pericolosi. Mangia. Porca vacca. Allora, casa e perdere le speranze. C'è un casino di problemi. Allora, un altro segna se troppo. Ho troppe missioni. Allora, torniamo a casa, va. Prendo una macchina. Prendo questa che è anche abbastanza bellina. Però ha poco spazio, vabbè. Addirittura. Ah, però bellina quest'auto.
Poi qua in questa città ci ritorneremo, tranquilli. Porca vacca. Ecco, ovviamente. Aspetta, dove cacchio? Ah, vabbè, dai, la strada è giusta. Dai, ci stiamo avvicinando verso casa adesso. Piano qui. No, aspetta. Orco, 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 orco. No, ma come esamina? No, voglio andare a casa prima. Non so se hai ben capito. Io vado a casa adesso. Cioè, vado a casa, vado al rifugio. Devo portare a casa le cose. Dopo, questa missione è dopo. Magari non al secondo momento. Adesso io voglio andare qui. No, sono messo male. Guarda, preferisco fallirla. Piuttosto che lasciare morire pure questo personaggio. Ma fallita tua sorella, guarda come sono messo. Allora, tra l'altro mi fai vedere il tizietto che non so dov'è che ha dato lo sciacallo, è andato a prendere le cose, che tra l'altro non mi ricordo neanche più dov'era. Cos'era qua? Sì, forse era qua. No, è sparito il sciacallo. Io non vedo, non ne vedo più al compallino. Qua no, non c'ho niente, però devo riposare tutto. Devo riposare tutto. Troppa infestazione. Guarda, porca vacca. Questo posto ha visto vita migliore, comunque. Allora, posa questo. Posiamo questo. Posa questo. Posa il fucile. Questo qua. Mi prendo un po' di questo. E anche la pistola. Vabbè, cosa sono le 9 mm? Allora, ragazzi, direi che per questo episodio di State of Decay direi che è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivervi se volete venire aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco, di tutte le serie attualmente attive e di tutte quelle che arriveranno in futuro, di mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto questo episodio e mi raccomando di dire anche la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo a un prossimo video.